Rivolgo un pensiero commosso ai nostri caduti, sottratti alle proprie famiglie nell'adempimento del dovere o verso chi è stato sopraffatto dal peso di malattie o sofferenze personali. Tanti. Si commuove il questore di Milano Giuseppe Petronzi nel ringraziare dal palco delle celebrazioni per i 171 anni della Polizia di Stato gli agenti morti in servizio. Un momento per il ricordo, ma anche per l'analisi dei freddi numeri dell'anno passato a Milano. Le persone controllate dalla Polizia di Stato nella città metropolitana di Milano nel 2022 sono state quasi 1.437.000. Circa 105.000 i veicoli controllati. Un trend in costante aumento. Numeri che non sono quelli di un'emergenza, nonostante quello che spesso si legge sui giornali, spiega Petronzi, ma che devono comunque far sì che la guardia resti alta, soprattutto su alcuni specifici fronti. Preoccupano i 400 reati a sfondo sessuale che confermano un'insidiosa tendenza alla sopraffazione sulle donne. Ne sono riprova i 380 casi di stalking e più di 550 episodi di maltrattamenti avvenuti all'interno delle mura domestiche. Una parentesi particolare il questore la dedica alla delinquenza legata al mondo dei giovani rapper delle periferie. I 17 arresti di esponenti del panorama musicale rap milanese e le numerose misure di prevenzione hanno inciso sul fenomeno. Questo è un dato di fatto, non costituisce allo Stato un'emergenza da prima pagina come lo era stato.